Ancora un assalto ad un'azienda di preziosi nell'Aretino. Si tratta del terzo nell'arco di poche settimane ed ancora una volta nelle mire di una banda di professionisti è finita una ditta che lavora argento. È successo nella notte nella zona industriale di via Sergio Ramelli. I ladri acrobati sarebbero riusciti ad entrare passando dal tetto. Prima avrebbero attraversato i campi che costeggiano l'area, poi probabilmente arrampicandosi sulla grondaia sono riusciti a raggiungere la sommità dell'edificio. Da qui hanno aperto un varco e una volta all'interno hanno fatto razzia di preziosi in argento pronti per la spedizione. Infine si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto la polizia di Stato che ha dato avvio alle indagini. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato elementi utili per risalire all'identità dei componenti della banda. Resta invece ancora da quantificare l'ammontare del bottino. Tre assalti in due settimane e tutto il comparto ha paura? Sì, io ho paura per lavorare qui ora, perché ogni momento io sono sempre in cassaforte, c'è un centinaio di chili sempre, c'è anche io ho paura per questo momento. Si tratta del terzo colpo messo a segno in appena due settimane. Nella notte tra l'11 e il 12 aprile i banditi si erano introdotti nell'azienda Nicol di Anghiari. Pochi giorni dopo ancora un assalto in un'altra ditta che lavora argento a Tegoleto.